Atmosfera di mestizia al Flaminio. Il minuto di raccoglimento è per Sandro Pertini. Gli ultraromanisti ricordano con un lungo applauso anche Antonio De Falchi, il tifoso ucciso nel giugno scorso fuori dai cancelli di San Siro. Nella domenica del sorpasso al Napoli, il Milan conferma il suo momento di splendida forma, non avvertendo più di tanto l'assenza di un elemento come Donadoni. Ma va detto che, almeno nel primo tempo, il compito del diavolo è agevolato da una Roma coraggiosa quanto sprecona. Probabilmente la gara avrebbe preso binari diversi se Giannini non avesse sciupato un paio di occasioni clamorose. Mentre i giallorossi non riescono a sfruttare le indecisioni difensive degli ospiti, i rossoneri non perdonano il minimo errore e al 33esimo vanno in vantaggio con questo tiro di Evani deviato da Tempestilli. La squadra di Sacchi segna proprio nel momento di minor brillantezza e rischia di subire il pareggio dopo soli 3 minuti. Cross di Föller, torre di Tempestilli per Giannini che spreca incredibilmente. L'errore del capitano costa caro alla formazione di Radice, che immediatamente, come sancisce una vecchia regola del calcio, incassa il secondo gol, sbaglia Rizzitelli e sul traversone di Maldini Van Basten coglie prima il palo, poi ribadisce in rete. 2-0 e si va al riposo. Ripresa, Giannini si prodiga per interrompere un lancio di oggetti in campo. Il Milan straripa, il suo pressing si fa asfissiante e mette in crisi i portatori di palla giallorossi. Serve a poco il doppio inserimento di Conti e Baldieri in sostituzione di Piacentini e Rizzitelli. Dopo 13 minuti Van Basten, che i romanisti giudicano in fuorigioco, segna il terzo gol. Per il centravanti olandese si tratta del 18esimo centro stagionale. La partita praticamente può considerarsi archiviata, anche perché nelle file della Roma subentra la rassegnazione. Da rilevare ancora il tentativo di Massaro, mobilissimo, la sgroppata di Baldieri che conclude male un ottimo spunto e il quarto gol del Milan allo scadere dell'incontro. Sulla linea, Comi non può arginare la conclusione vincente di Massaro. Il Milan festeggia il primato in classifica, la Roma fa autocritica, fare regali a una squadra già forte non è consentito. E Van Basten qualche giorno fa, quando ha firmato il contratto, mi dice... in testa pochissimi in questi anni, solo 3 giornate di 2 anni fa, quindi dobbiamo assolutamente fare bene anche in Italia. Sai che Gagliani dice che giustamente il Milan ancora non è una grande squadra perché è stato troppo poco in testa alla classifica. Tu che dici? Il Milan è una grande squadra che spera di poterci rimanere fino alla fine in testa alla classifica. C'è la possibilità che il Milan possa scendere di rendimento per via delle coppe in marzo? Potrebbe esserci, noi dobbiamo condurre, è chiaro, una vita professionalmente molto giusta, perché dovendo sostenere così tanti impegni abbiamo poche possibilità di recupero e quindi il vero allenamento per noi sarà il riposo, il recupero.